Benvenuti Nuggets in questo nuovo video. Oggi andremo a fare Super Mario 3D All Stars, ma in particolar modo Super Mario 64, uno dei Super Mario 3D più belli di sempre. Detto ciò, la principessa Peach ha invitato Mario a mangiare un dolce. Al suo arrivo Mario si accorge che il castello si è avvolto in un silenzio inquietante, affinché la risata di Bowser non riecheggia nelle sale. Ha così inizio un'avventura attraverso i mondi magici racchiusi nei dipinti del castello. Si tratta del primo gioco d'azione in 3D della serie Super Mario, uscito insieme al Nintendo 64. Visto l'introduzione del control stick analogico, e ha impostato un nuovo standard per i giochi successivi della serie. Let's go! Non c'è in italiano, quindi giocheremo in inglese. Benvenuti su Super Mario 64, let's go! Iniziamo il nuovo game. Caro Mario, per favore, vieni al castello, ho preparato un dolce per te. La tua dolce principessa Toadstool Peach. È stranissimo giocarlo, mamma mia. Poi, Mario 64 è il primo Mario 3D della storia. Ed è una cosa pazzesca, io ho adorato. Ho qui il taccuino dove mi sono scritto le varie stelle, dove si trovano. Sì, perché qui bisogna raccogliere tutte le stelle. Detto ciò, come stavo dicendo, proverò a tradurre al momento. Quindi, benvenuto, sei qui davanti, bla bla bla, già lo sappiamo. Andiamo avanti, perché i dialoghi importanti sono più avanti. Ok. Buongiorno, io sono Lucky Two Bros, il reporter che vive fuori dal castello della principessa Peach. Sto seguendo Mario con... Mario è appena arrivato. Lo sto filmando nel suo ingresso al castello per recuperare le stelle perdute. Sarò il Carmer. Riprenderò in ogni angolo, ma se lo vuoi cambiare, cambiare a inquadratura, premi R. Ok, grazie. Già sappiamo come funziona. E let's go. Let's go. Andiamo. Dobbiamo fare veloce. Benvenuto. Non c'è nessuno in casa. Hai paura? Beh, vattene via. Ok, allora, questo Todd è molto importante, vi riassumo direttamente io cosa dice, ovvero che è rimasto da solo lui e Bowser ha catturato tutte le stelle e ha chiuso tutte le porte. Soltanto questa porta è libera e molto probabilmente nella porta stella che troviamo là sopra c'è la principessa Peach. Detto ciò, questo è il primo quadro. Let's go. Il campo di battaglia. La prima stella che dobbiamo prendere è quella di sconfiggere il boss dell'aria. E benvenuto nel campo di battaglia. Stai attento, bla bla bla. Salta di qua, salta di là. Parla con le bombe. Stai attento, possono essere delle bombe d'acqua. Purtroppo il re è impazzito e le bombombe cercano sempre un modo di combattere. Rebo Bomba ha preso la stella del potere. Per favore, restituiscila. Contiamo su di te. Ok, questo era proprio il riassunto base di ciò che succede. Ci stanno tante stelle. Mamma mia, il catenaccio, lo odio quel catenaccio io personalmente. Uso spesso questo salto per andare veloce, perché ci abbiamo veramente tanto da esplorare. E sono 7 monete, 7 stelle, mamma mia.
per ogni livello, per ogni quadro. Quindi, beh, dobbiamo andare veloce. Qui c'è una scorciatoia. Tutto ciò. Così arriviamo direttamente al boss sulla montagna. Gna, eccolo qua. Come hai fatto? Come osi venire qui? Io sono il grande Rebo Bomba. Come osi scalare la mia montagna e mettere i tuoi piedi in in questa montagna imperiale? Come hai illuso le mie difese? Va bene, non ti darò mai la stella. E ci dice adesso che l'unico modo per batterlo è quello di prenderlo indietro e buttarlo sul pavimento. Quindi let's go. Così, uno, vi conviene vivamente aspettare che lui cammini un po' e poi lo attaccate, perché sennò è un po' più difficile. Non buttatelo per nessuna ragione al mondo sotto, perché beh, è un troll e non vi darà la stella. Detto ciò, l'abbiamo già sconfitto. Oh, com'è possibile? Sei stato super veloce e hai confuso il Rebo Bomba. Va bene, ecco la stella, bla bla bla. Mario, come promesso. Via. Ok. La seconda stella è odiosa. Quanto la quinta, che non la possiamo prendere purtroppo. Però dobbiamo stare attenti. Detto ciò, let's go. E puoi già prendere una cosa speciale? Ok. Quindi let's go. Al primo piano c'è la porta. Quindi per andare verso il castello, la fortezza dei Wumps. Ok, gara contro il Koopa. Prima di tutto però parliamo con questa Bobomba. Parlami, parlami Bobomba. Sì, siete pacifiche per, non usate i cannoni, però l'ho attivate per me. Grazie mille. Let's go, so già come si usa. Vai, parlami. Allora, ehi Mario, è vero che hai battuto il Bobomba? Sì. Se devi essere veramente forte e veramente veloce. Ma quanto veloce? Sicuramente non riuscirai mai a battere Koopa alla freccia. No, non penso. Provaci, facciamo così. Arriviamo fino alla montagna del Rebo Bomba. Quando dico via, inizia la gara. Ready, go, let's go. Molto semplice. Purtroppo dovremmo batterlo tante volte lui, però questa è veramente la gara più semplice che... No! Ho tipo sbagliatissimo, però posso recuperare, eh? Un attimino, soltanto... Vai! La posso recuperare, la posso recuperare, la posso recuperare ancora. E in teoria non dovreste utilizzare la scorciatoia. Magari se non faccio il ground pound. Grazie Mario. Ah, allora se perdo giuro che mi arrabbio parecchio. Ok, lo posso recuperare perché si trova qua ancora, quindi ok. Non usate la scorciatoia per nessuna ragione al mondo. Per sicurezza io non la utilizzo. Quindi ok. Mamma mia. Ok. Qua dovrebbe fra poco spawnare una bomba. Faccio così e siamo arrivati al traguardo. Ok, abbiamo vinto. Easy busy lemon squeezy. Giusto giusto, ora dobbiamo aspettare 1 minuto e 16. Potevo farlo anche di meno, ma purtroppo sono caduto. Quindi let's go. Seconda stella. Wow, sei veramente veloce per un umano. Sei un blur, è una sfocatura umana. Ok, come promesso, ecco la stella. Sto traducendo talmente veloce perché mi ricordo super giù
quello che dice in italiano. Quindi anche se non è perfetto, perdonatemi Nuggets. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale, perché è il momento di raccogliere l'isola nel cielo. Quindi per questo abbiamo attivato subito il cannone. Così andiamo dritti dritti al punto. Quella è l'isola nel cielo. Dovete prima spararvi in un cannone, verso un cannone. State attenti alle bombe d'acqua. E poi sparatevi da questo cannone. Allora, la cosa giusta sarebbe tipo così. Perfetto. Ho raccolto anche una moneta rossa. E qui c'è la terza stella. Easy peasy, lemon squeezy proprio. Quindi terza stella raccolta. Ora la quarta stella saranno le monete rosse. Buono, veramente buono. E abbiamo sbloccato la porta con il numero 3. Sì, lo sappiamo che diventeranno sempre più forti i nemici. Ok, let's go. Trova le 8 monete. Allora, c'è un ordine ben specifico su come raccoglierle. E quindi questa sarà la prima. Ah, non ci provo. Ma odio la telecamera di questo gioco. Ok. Questa è la prima. Purtroppo hanno fissato il salto all'indietro. Peccato. Detto ciò, dobbiamo andare di qua, verso il catenaccio per l'appunto. Ah, sto catenaccio mi farà arrabbiare spesso e volentieri. Non ci provare. Ah, ok. Qui sotto. Ah, vai, prendiamo questa, prendiamo questa. Apriamo questa per sicurezza. Poi andiamo per di qua. Sono a quante monete? 4. Quindi sì, stiamo facendo nell'ordine giusto. Fidatevi di me, questo è l'ordine migliore che potete fare, perché le ultime due monete si trovano talmente tanto vicino a dove spawnerà la stella che è più comodo fare così. Detto ciò, andiamo. Ti prego, mamma mia, certe volte non capisco perché non fa questo salto. Quindi, ok, adesso devo fare semplicemente così, buttarmi su questo cannone e, come prima, andare qui. Dovrebbe essere perfetto, mamma mia. Ok, sesta moneta. Entriamo dentro sto cannone, spariamoci. Questa sarà pure un'altra missione che dobbiamo fare. Poi però dobbiamo, nel prossimo episodio probabilmente lo sbloccheremo, quindi ok. 7 e 8 con un salto strano. Quindi non con un tuffo. Però abbiamo preso la moneta delle 8 monete, la stella delle 8 monete rosse. Ah, riuscirò a dirlo entro fine let's play questa cosa? Detto ciò, il quinto non lo possiamo fare, quindi dobbiamo liberare il catenaccio. Sì, il catenaccio purtroppo c'è, richiede il nostro aiuto semplicemente per fare una cosa molto molto bella che si chiama liberare una stella. State attenti alle bombe d'acqua. Oh, uno, due, uno, due, tre. Ok, no, no, no. Tre, ok, liberato. Ora ci sarebbe una settima stella per ogni livello, ovvero la, la stella delle 100 monete. Purtroppo non la prenderemo quest'oggi,
ma la prenderemo nel prossimo episodio. Detto ciò, per questo episodio abbiamo finito? No, in realtà no, quindi andiamo dritti dritti al passaggio segreto. Perché sì, c'è un passaggio segreto che ce l'ha detto a inizio gioco. Ah. Ok. Andiamo qui sopra, al primo piano, e apriamo questa porta. Ah, principessa Peach, sto venendo. La porta ha reagito, quindi entriamo. Qui sulla sinistra c'è un messaggio. Mario, il castello è in pericolo, Bowser penso che sia la causa, non so come fare. Le porte sono state chiuse per colpa di Bowser, perché ha preso tutte le stelle, con le stelle le ha chiuse. Ma ci stanno dei segreti che neanche Bowser li sa. Uno di questi segreti si trova in questa stanza, in uno... È uno dei tanti segreti, dei passaggi segreti che stanno qui per una Secret Stars. Ok, trova questa stella segreta e soltanto tu lo puoi fare. Per favore Mario, aiutaci a tutti. Ok, trova la stella, trova tutte le stelle per liberare il castello dalla sua prigionia. E dove si troverà? Beh, si trova qua. Andiamo. Ci sarebbe un metodo per farlo velocissimamente, soltanto che io non lo so fare, quindi non lo faccio. Allora, raccogliamo tutte le monete, perché servono per le vite. Mamma mia, first try, lo faccio first try? Dimmi che lo faccio first try, perché lo dobbiamo fare due volte questo circuito, quindi let's go. What? Ok, prendiamo la stella segreta che si trova qui. Ok. E ritorniamo lì dentro. In poche parole, siamo a 6 stelle. Va benissimo. Ritorniamo. E non so perché, in teoria, forse devo prendere la vita. Ok, ce l'ho fatta. Sotto i 21 secondi devi fare. Ok, ecco la stella segreta. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Quindi per questo episodio è tutto. Nel prossimo episodio andremo nella fortezza dei Womp, dove sbloccheremo altre meccaniche e altre stelle. Pronti? Let's go!